Il secondo itinerario di cui parliamo oggi è intitolato Milano, quel che resta dei piani urbanistici, ed è curato dal professor Federico Oliva e dai professori Galuzzi e Vitillo. Anche qui il programma, l'intenzione è quella di descrivere la città non tanto e non solo attraverso singoli edifici, ma piuttosto cercare di riconoscere come nella storia della costruzione della città, in particolare della città moderna, i piani regolatori che si succedono dal 1880, grosso modo, in poi, hanno lasciato tracce profonde sulla costruzione della città, e quindi la città che noi oggi conosciamo è una città che è il risultato anche evidentemente della storia di questi piani. Allora è interessante pensare alla città, percorrerla, proprio alla ricerca di questo rapporto fra edifici e piani, e in particolare questo itinerario cerca di evidenziare il ruolo di un piano che ormai ha 100 anni, il piano cosiddetto Pavia Masera, sono gli ingegneri che l'hanno redatto, agli inizi del Novecento, nel 1912. Questo piano, secondo il curatore, professor Oliva, è un piano che non è mai stato, diciamo, molto considerato dalla critica architettonica-urbanistica, ma piuttosto è un piano che invece ha un forte ruolo nella città che viviamo oggi, perché ha ampliato il piano ottocentesco di Beruto e oggi in qualche modo ci troviamo ancora a gestire il piano appunto del primo decennio del Novecento, e quindi la città in qualche modo è ancora fortemente caratterizzata dal ruolo di questo piano. È il quartiere Fabio Filzi, realizzato dal 35 e 38 dall'Istituto Fascista e Case Popolari, da tre giovani architetti milanesi, allora seguaci del nascente movimento moderno, Franco Albini, che diventerà poi un maestro dell'architettura moderna milanese, della scuola milanese, Renato Camus e Giancarlo Palanti, che appunto fra il 35 e il 38 realizzarono questo quartiere composto da 10 edifici, un isolato stretto e lungo rettangolare, seguendo i canoni sostanzialmente del movimento razionalista. Gli edifici hanno una disposizione che segue l'orientamento dell'asse eliotermico nord-sud, e i due affacci laterali sulla via Birago e sulla via Illirico ricostituiscono un fronte, una cortina edificata, mentre la particolarità è che l'affaccio principale, l'affaccio sud, su viale Argonne, è invece rappresentato dalla testa degli edifici della testata, che è solo, come dire, impreziosita dal balcone d'ancola della porta finestra di una camera da letto che si vede appunto di testata. La cosa interessante dell'impianto e del valore di urbanità di questo intervento è che appunto per il periodo è un edificio straordinariamente moderno, più che un edificio, un sistema di edifici, un isolato straordinariamente moderno, sia in rapporto alla giacitura degli edifici, sia in rapporto alla tipologia architettonica e alla forma dell'architettura di questa parte di città. Tre sono, a mio parere, gli elementi di interesse guardando gli edifici dal di dentro. Il primo è di natura strettamente architettonica e tipologica. Gli alloggi sono progettati in modo da essere flessibili. 1935, flessibilità come elemento di qualità e di valore. Spostando una porta può cambiare il taglio degli alloggi e conseguentemente proprio la tipologia e il servizio che questi alloggi hanno svolto. Il secondo elemento di interesse è il linguaggio architettonico, naturalmente, fortemente innovativo. I tagli, le aperture, le logge, la forma del rapporto vuoto-pieno dell'edificio, che è, a mio modo di vedere, straordinaria. Anche un altro elemento, forse secondario ma interessante, che trovo molto interessante, è come sono stati trattati i corpi scala, smaterializzati con questo taglio verticale del serramento, che li rende molto più leggeri, trasparenti e permeabili. Un ultimissimo elemento più folclorico di interesse, che però a me è sempre colpito molto: ogni alloggio, ogni balcone ha un portabandiera. Era un
un elemento rilevante che è rimasto per segnare anche il periodo, diciamo così, che è rimasto anche oggi, sono leggibili, quasi tutti sono stati mantenuti. Terzo elemento di grande interesse è lo spazio al suolo, lo spazio fra gli edifici. Non solo le alberature, ma i servizi, era localizzata la parte comune della lavanderia e delle zone di servizio all'interno dei cortili, il rapporto stereometrico, distanza fra gli edifici e distanze appunto fra gli edifici fra di loro e distanza con gli spazi aperti, disegna uno spazio molto, molto aperto, molto, molto illuminato, molto areato, che contrasta fortemente con gli edifici eclettici del periodo, soprattutto quelli che ridefiniscono la cortina dell'isolato ottocentesco. Questo è uno dei 32, mi pare, corpi scale che caratterizzano i 10 edifici. Sono stati, ahimè, ristrutturati non con grandissima cura e attenzione per quanto riguarda i serramenti, ma la cosa interessante è questo zoccolo, questo piede dell'edificio, che oggi è riutilizzato come magazzini e spazi di deposito, che in realtà originariamente era parte integrante edificio, c'erano anche i bagni comuni degli alloggi e alcune abitazioni. Abbiamo lasciato Viale Campagna, che è l'asse su quale si snoda il nostro itinerario, per arrivare su Via Piranese e incontrare il complesso dei magazzini frigoriferi e del Palazzo del Ghiaccio, che ben rappresenta come la città si stratifica su se stessa e dà carattere anche alle trasformazioni che più recentemente hanno investito Milano. Molte volte le trasformazioni più interessanti sono avvenute in interventi di trasformazioni più piccole rispetto ai grandi cantieri che hanno interessato la città di Milano. Il complesso dei magazzini frigoriferi è un complesso che nasce alla fine dell'Ottocento ed è un complesso che origina sostanzialmente dalla vicinanza del fascio di binari che dalla cintura ferroviaria portava verso la stazione Testa di Porta Vittoria. Era una zona dove avevamo il macello comunale, avevamo i mercati ortofrutticoli e questa particolare attività che era sviluppata sulla produzione del freddo nasceva accanto a questi grandi servizi di carattere urbano. Accanto ai magazzini frigoriferi nasce intorno agli anni 20 l'edificio del Palazzo del Ghiaccio, un edificio liberty con una pregevole copertura in ferro e vetro che per allora rappresentava la pista su ghiaccio più grande d'Europa e che per molti anni è stato l'elemento di attrazione pubblica in questa parte di città che era prevalentemente industriale. Siamo all'interno del Palazzo del Ghiaccio, dell'ex Palazzo del Ghiaccio, un edificio che viene costruito nel 1923 dagli ingegneri Carnelli e Redaelli, in stile liberty, come si può vedere, e nasce accomunato ai magazzini frigoriferi proprio per la tecnologia di produzione del freddo. Questo è stato un edificio per molti anni di uso collettivo, è stato la grande arena per pattinare sul ghiaccio, dove avvenivano anche competizioni di hockey e che nella fase di riorganizzazione e riuso del progetto dello studio 5+1 è stato completamente svuotato, è stata molto valorizzata la copertura in ferro e vetro che è l'elemento assolutamente principale, messa in evidenza la struttura che originariamente era
meno visibile, meno apprezzabile, e questo è diventato un grande spazio funzionale per eventi legati all'arte. I nuovi edifici sono l'Open Care Cavo, che è quello che oggi continua a mantenere l'attività di custodia dei beni per l'arte. Sono circa 8.000 metri quadri ricavati su più piani sovrapposti tra loro, interrati. L'Open Care Space, che rappresenta lo spazio per le attività, lo spazio pubblico per eventi legati all'arte, e poi invece il recupero del grande spazio unitario del vecchio Palazzo del Ghiaccio. Il quartiere Maurilio Bossi, che oggi si chiama Molise, occupa un intero isolato del piano del 1912, del piano Pavia Masera, ed è un isolato compreso tra Viale Molise, Via Fadi Bruno e Piazzale Insubria. In particolare il quartiere Maurilio Bossi nasce attraverso un concorso ad inviti del 1932, vinto dai due progettisti Mazzocchi, che in realtà rispondono a un bando molto complesso, in quanto la realizzazione doveva comprendere un nuovo quartiere per ospitare più di 2.000 abitanti e più di 700 alloggi, realizzato con caratteristiche popolari per operai e caratteristiche anche per classe media, quindi misto dal punto di vista sociale. Questa diversità del programma del concorso è abbastanza avvertibile nelle diverse caratteristiche tipologiche dell'impianto del quartiere, dove la distribuzione degli edifici è a ballatoio per gli alloggi minimi, quelli più legati a rispondere alla domanda di abitanti operai, e invece quelle più ampie, che sono disimpegnate da una scala che serviva a due alloggi per piano, quindi una caratteristica di qualità sicuramente significativa.